Salve amici, buongiorno, benvenuti e bentrovati. Stamattina facciamo una sbarbata con lo sciabetta, che poi vi dirò quale lo sciabetta che faremo la barbata. Un saluto e un abbraccio innanzitutto a tutti gli amici del canale, del gruppo che abbiamo di Fabio Cancellieri, della Extro Cosmesi su Facebook. Mi fa piacere salutare tutti, anche se purtroppo non ho molto tempo per socializzare tanto su questi gruppi che magari sono anche piacevoli in certi momenti, ma io tempo ne ho pochissimo per davvero, ma anche se ne ho abbastanza da dedicare alle mie passioni. Dunque, per questa sbarbata andiamo ad usare un sapone sempre della ES Rasage, come l'ultimo perché li sto portando a conclusione. Acqua viva, guardiamolo un po' di qua che magari vediamo con il suo dopobarba. Ecco qui, ne ha fatte di sbarbate, ma purtroppo poi sono campioncini ed è il bello dei campioncini, sono finiti e quindi riesco a decidere quale acquistare nel caso, insomma. C'è da acquistare dei nuovi. Ecco qui. Andremo ad utilizzare una ciotolina della ceramica e il pennello della Omeka 10019, un bel maialozzo. Come pre-barba e anche post-rasatura, perché sono un po' irritato, insomma, cioè, preferisco utilizzare un 3P che è un polivalente. Va bene per ambedue le cose. Per le irritazioni finali ci andremo a disinfettare con l'allume di Rock. Nel caso, visto sempre lo sciavetto, c'è sempre l'emostatico di emergenza. Lo sciavetto in questione è il Boker. Come molti sanno, è il mio preferito al momento. Poi vediamo, è il mio preferito. Vediamolo anche di qua. È armato con la Shark Platinum. Ecco qui, Shark Platinum. La delicatezza della lama sulla fuoriuscita ovviamente minore rispetto a molti tanti altri, anche se ce ne sono dei bei ugualmente con questa. È ben equilibrato, è uno sciabet che molti conoscono, è inutile che vi dico quello che è. Lo sapete sicuramente. Eccolo qui. Andremo a pulirlo poi sulla ciotolina per togliere. Dunque, l'Omeka 010-19 ha un'altezza di 105, ma non abbiamo nodo, è piccolo e pesa, non lo portano. Mentre per l'acqua viva la testa, come aromi di testa, è un verde agrumato, fruttato, marinato. Fruttato marino, non marinato. Mariniamo il sapore, le acciughe. Ok, mentre poi di cuore è rosa, fiori bianchi, del gelsomino e spezia, questo è quello che scrive l'azienda, di base agrume e arancia misti. Io sento prevalentemente, diciamo, l'agrumi in effetti. Agrumi e qualche po' di spezia, ma è agrumi che io sento. Bene, allora facciamo in questo modo qui, visto che il sapone è un po', come dire, l'ultimo pezzo, andiamo prima a mettere il sapone all'interno, ecco, spostiamoci di qua, all'interno quello è già morbido, però. Mettiamo qui così. Incomincia un po' a prendere più morbidezza. Lui è già morbido, io poi ci ho messo altre cose. Bagniamo il viso.
con acqua calda. Bello, abbondante. Mi asciugo le mani sempre per non mettere altre problematiche all'interno. Ecco qui. La barba da 2 giorni, 3 giorni, non mi ricordo nemmeno. Boh. Che a volte poi per fretta, quando vado al lavoro, il pomeriggio, faccio una sola passata, veloce, con il primo rasoio che mi trovo disponibile. Quando invece ho calmo faccio una barba. Allora, dopo 2 giorni, quando si fa solamente una passata, riesce a dare, diciamo, come dire, cresce un po' subito la barba, perché non abbiamo contropelo, altro magari. Il 3P è un buon prodotto, è un polivalente, rinfresca e questa è una cosa buona. Con un unico prodotto possiamo fare tutte e due le cose, magari non è specifico, però è funzionale. Ove magari non si ha il pre-barba della stessa linea della crema o del sapone da barba. Andiamo, buttiamo quest'acqua e andiamo a inglobare e a fare ho poco tempo per guardare dei video che degli amici hanno fatto, purtroppo colgo l'occasione mentre facciamo questa insaponata qui, questa bella schiuma, lo scarico e vado a riprendere, guardate, gli amici del canale, tutti quanti gli iscritti, e il sostegno che mi danno morale è il partecipando ai commenti, guardando, è un sostegno importantissimo, guardando il video, mettendo un like e naturalmente un commento, questo fa molto piacere, li saluto con un abbraccio e li ringrazio sempre, come ringrazio sempre e con un abbraccio di benvenuto ai nuovi iscritti del canale di questa settimana. Poi qualcuno sapeva che questa che non funzionava bene questo tipo, proprio questa acqua viva, perché non era un sapone, c'era qualche problemino probabilmente. Ho ritenuto un difettuccio forse e l'ho mischiato con un altro sapone che sempre della stessa azienda per avere almeno la fragranza, quindi l'ho mischiato con quello neutro della stessa azienda, stessi componenti, per cui è solo la profumazione che abbiamo molto bella. Ora un pochettino di acqua. Colgo l'occasione per salutare l'amico Fabio Cancilleri del canale Rasature d'altro, Andrea Tarenzi del canale Poco Noto Mania e di Claudio D'Incalci col canale La Lama e il Pennello. Ci sarebbe da salutare tanti amici che saluto con un abbraccio, io non mi ricordo, questi qua sono gli amici che più abbiamo qualche contatto, come Paolo Formisano che facciamo qualche volta qualche gemellaggio in un gruppo che abbiamo, Alessio Irrea, che anche lui è del gruppo insieme a Fabio Cancelliere. Sto guardando i nuovi prodotti della Extro, qualche pensiero ci sto facendo e saluto anche a Donato, facendogli anche gli auguri che gli abbiamo già fatto dei giorni scorsi su Facebook per l'anniversario, per il suo anniversario di matrimonio. Beh ragazzi, io penso che dobbiamo andare oramai, è una favola. E...
prima distribuiamo e poi andiamo a frizionare. Ed è il secondo massaggino del nostro bel rito della rasatura tradizionale. Dunque, questa azienda ha dei saponi vegetali e dei saponi tallovati. Questo è un vegetale e, come ho detto la volta scorsa, stavo in procinto di voler provare anche un tallovato. Facciamo un po' di pensieri, ma al momento ho altri pensieri di acquisto, altri progetti di acquisto, anche se molto confusi. Ci sono tante cose belle che farebbe piacere acquistare da un amico, acquistare da un altro, ma non sempre è possibile. Dunque, questo pennello è bello piccolo, come lo chiamo, il beccone bello, va bene. Io, anche se l'ho sbiancato un po', come voi sapete, c'è il video. Ecco qui. Per chi come me non usa la mano all'interno, si rivela un po' piccolo, come, perché a me piace mettere la mano all'interno così. E quindi, diciamo, già massaggio maggiormente i peli e li ammorbidisco così tanto. Ma per chi preferisce, evitando anche di sporcarsi un po' le mani, può tenerlo così. E il pennello fa il suo effetto. È un bel pennello di setole di maiale, leggero, 10 cm e mezzo. Me lo trovo per puro caso, perché c'è lo stesso che ha il ciuffo sintetico. Io avevo ordinato quello, ma sbagliai io a ordinare il codice, o sbagliarono loro a leggere la comanda, non lo so, ma arrivo questo qua. Bene, andiamo. È da un po' di tempo che non sento, ma sicuramente guardano i video, a Giuseppe Ilaria, a Emanuele 900, chi altro ancora, a Michele Ponente, anche a fratello Massimo li sento, poi chi altro ancora non ricordo. Tanti che poi magari. Allora, Boker è un bellissimo rasoio ben equilibrato con la Shark Premium. Andiamo, come al solito, mi metto di lato per far sì che guardiate. Io vado a leggere, guardate come ha trangiato tutto quanto. È un rasoio che aiuta a tenere anche l'angolo. Non è l'unico, ce ne sono tanti di rasoi che fanno questo, però questo qui, con l'equilibrio del bilanciamento che hanno, funziona meglio.
bella compatta come schiuma. Questa lametta poi è sempre stata, sciappiamo un po', da me molto apprezzata, la Shark. Andiamo a farci la seconda insaponata. Il sapone è ancora caldo, tiepido per la verità, non morto. Bello fluido, perché quando uso, quindi lo sento ancora bagnato sul viso. Per me il bokeh è un bellissimo rasoio che sicuramente è apprezzato da molto, ma so e vorrei provarlo, diciamo, faccio un pensiero, anche un altro, chavette, voglio provarlo, però mi faccio... Ed eccoci qua. Forse un po' di concentrazione in più aiuta a non distrarsi, perché quello è la distrazione, tazza, e ci si crea magari l'inconveniente, ma tutto sommato dunque il sapone va preso in considerazione, l'azienda naturalmente, e gli altri cinque che ho già provato sono sempre stati ottimi. La profumazione si sente, io però l'ho mischiato, questo quindi è un po' più debole, però parlo per gli altri, quindi la ES, l'azienda francese, da vedere.
sicuramente. Il pennello, per chi non ha un viso grande ed eventualmente può, va bene anche prendere, se facciamo così, va tanto, andiamo un poco più veloce. Io faccio sempre prima il contropelo e poi l'obbligo. Qui è un po' complicato per me. Perfetto, a posto, non c'è proprio problema più di niente. Andiamo a farci la sciacquatina, scusate. Al lume di Rocca. Perfetto, andiamo ad asciugarlo. E voilà. Ragazzi, questo è uno sciavetto che bisognerebbe provare, perché va proprio bene. Non lo so, io ne ho di diversi, però questo mi soddisfa al massimo. Per quanto riguarda il pennello, il maialozzo piccolino, mignon, eccolo qua, guarda, il maialozzo mignon, bello, io quello un po' anche, diciamo, sbiancato, come avete visto nel video, come sbiancato, magari per chi non l'ha visto lo metto su e poi metto su anche in schede finale del video, magari come si va. Il rasoio che ho appena sistemato è quello che piace ed è da provare, come dicevo poc'anzi. L'ho pulito su questo, che è un fatto poi simpatico più che altro, però questa cosa qui, però è un po' più, mi fa sentire un po' più da barbiere, un po' più professionale. Mi sciacquo, che si è tolto tutto qui. Alla sbarbata, bella. Andiamo con il dopo barba, acqua viva, che poi, come anche gli altri che ho, avete visto, il dopo barba è quasi, insomma, una metà, mentre i saponi tre sbarbate, non ne ho potuto fare di più, eppure io ne metto di dopo barba. Però non è che ci si può mettere chissà quanto, io ne metto ancora, però guarda, è proprio la quantità
Va benissimo. Non ho mai fatto lasature con, diciamo, il panno caldo. Dal barbiere l'hanno fatto qualche, sì, quando andavo un po' dal barbiere ogni tanto, un po' passato. Chissà, vorrei provare. Intanto, amici, voglio dirvi un'altra cosa. Nel frattempo che metto un po' di crema della 3P per l'irritazione provocata, sto programmando che voglio fare un bel video per speciale 1005, già l'ho detto, non so se gli altri hanno già sentito o meno. E mi sto organizzando, ci sto pensando per fare qualcosa di un po' molto diverso da quello che faccio di solito e diciamo anche simpatico. Questa crema inizialmente, lo dico sempre perché è importante, perché per chi la provasse magari alla mente, magari sembra che unge, e invece no. Tre passate o due passate e mezzo, un'ottima profondità. Sono contento della rasatura. E così ve la descrivo. Bene, amici, grazie per l'attenzione. Un abbraccio a tutti, buona giornata. E ripeto, se avete commenti, fateli, perché magari le idee diverse sono anche quelle che gli altri ci leggono e aiutano anche molti giovani ad avvicinarsi al nostro meraviglioso rito, meraviglioso rito della rasatura tradizionale, togliendo sti plastiche, pestrine, cose e compagnia belle. Ok? Ciao, grazie ancora, alla prossima!